Questo video riguarda i migliori 3 pentole agnelli. Il vincitore della qualità è il pentola agnellico al forno. Quando viene usato per la prima volta, pulire accuratamente le pentole, sciacquarle con acqua bollente e asciugarle, quindi, lubrificare l'interno con un po' di olio o burro e lasciarlo per alcune ore, quindi risciacquare. Gli alimenti cucinano meglio e mantengono più sapore a fuoco moderato. Non usare mai fiamme alte. Evitare il surriscaldamento, non scaldare mai la padella vuota sul fuoco, né in alto né in basso. Quando si lavano gli utensili da cucina in alluminio in una lavastoviglie, possono macchiarsi, qualsiasi macchia dovrebbe essere considerata come semplice imperfezione che non influisce in alcun modo sull'integrità dello strumento da cucina. Alimenti molto acidi e salati possono tuttavia essere cucinati perfettamente in contenitori di alluminio per alimenti, con la precauzione di evitare di conservarli per lunghi periodi di tempo a temperature non refrigerate. Non usarlo per conservare alimenti al di fuori di un ambiente refrigerato per 24 ore. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il pentole agnelli alluminio. Al primo utilizzo pulire attentamente le pentole, sciacquare con acqua bollente e asciugare, successivamente ungere l'interno con un poco di olio o burro e lasciare riposare per qualche ora, poi risciacquare. Gli alimenti cuociono meglio e mantengono più sapore a fuoco moderato. Non serve mai utilizzare fiamme alte. Evitare il surriscaldamento, non scaldare mai la pentola vuota su un fuoco sia esso alto o basso. Durante il lavaggio degli strumenti di cottura in alluminio in lavastoviglie, questi si possono macchiare, eventuali macchie sono da considerarsi semplici inestetismi che non vanno a pregiudicare in nessun modo l'integrità dello strumento di cottura. I cibi fortemente acidi e salati possono essere comunque perfettamente cucinati in contenitori di alluminio per alimenti con l'accorgimento di evitare di conservarli per tempi lunghi a temperature non refrigerate. Il vincitore del premio è il pentola svasata. Si sconsiglia di utilizzare oggetti appuntiti o taglienti che possono lasciare segni all'interno degli strumenti di cottura. Qualora, inavvertitamente, doveste segnare il fondo antiaderente, questo non preclude l'antiaderenza dello strumento di cottura e non comporta alcun danno alla salute. Non utilizzare spugnette troppo abrasive per la pulizia. L'antiaderente predilige cotture veloci e dinamiche dove la potenza della fonte di calore è determinante. Le pentole antiaderenti non devono essere dimenticate sul fornello o nel forno acceso e non devono mai essere riscaldate a lungo senza cibo al loro interno. Pulire semplicemente con acqua e sapore neutro, sciacquare abbondantemente e lasciare asciugare, l'eventuale fuoriuscita di acqua dalle maniglie o dal manico è causata dai lunghi cicli di lavaggio delle lavastoviglie casalinghe che facilitano il riempimento degli stessi essendo queste parti in tubolare inox vuoto all'interno. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.